E bene a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. In questo video qua volevo fare il calciomercato partendo dal Napoli, campione di Italia. Prima di iniziare vi ricordo di seguirmi, attivare la campanellina per non perdere nessun video, di lasciare un bel like per supportarmi, di condividere il video con tutti i vostri amici e andarmi a seguire su tutti i miei altri social. Partiamo. Cronologia trasferimenti, club, scendiamo in basso. Politano alla Juve per 38 milioni. Zerbin al Praga per 5.860.000. Lobotka al Paris Saint Germain per 48 milioni, Lozano agli Spurs, al Tottenham a 34 milioni e 8. Gollini preso dall'Atalanta a 7 milioni, Ndombele riscattato dal Tottenham a 20 milioni, Consigli preso dal Sassuolo a 1 milione e 9, Gaetano dato all'Al-Hilal a 4 milioni e mezzo, Balde preso come futuro sostituto di un Mario Rui fondamentale per il Napoli a 16 milioni dal Barcellona, Azpilicueta preso dal Chelsea a 13 milioni, Ouar preso dal Bournemouth a 20 milioni e mezzo, Brozovic preso dall'Arsenal per 32 milioni più Giordano, Guendouzi preso dal Marsiglia per 7 milioni e 3 più Elmas, Di Maria preso dalla Juve per 17 milioni e 5, Isak preso per 44 milioni più Ostigar dal Newcastle, Smalling scambiato per un fortissimo Rachmani, Zendaya dato in prestito al Parma per fargli trovare un po' di minuti, un po' di continuità, Martial preso dal Manchester United per 2 milioni più Ndombele pagato in precedenza a 20 milioni, Ikoné preso dalla Fiorentina in cambio di Oliveira. Come mister ho preso Klopp, dato l'anno sabbatico di Spalletti, e poi chissà se potrebbe ritornare al Napoli. Andiamo, in porta abbiamo Meret, come suoi sostituti abbiamo Gollini e Sirigu. A sinistra invece abbiamo Mario Rui, mentre a destra Di Lorenzo come sostituto abbiamo un Balde a sinistra, come avevo detto prima, e a destra un Zanoli. Come centrali abbiamo Kim e Smalling, e come sostituti abbiamo un Azpilicueta e un Juan Jesus. Come centrocampisti difensivi abbiamo Brozovic e Zambo Anguissa, e come sostituti abbiamo un Guendouzi ed un Demme. Come centrocampista offensivo abbiamo Zielinski e come suo sostituto Ouar. A destra Di Maria e come sostituto Ikoné. Come punta Osimhen, il sostituto abbiamo Isak o Martial, che Martial poi lo possiamo ritrovare anche come sostituto di un Kvaratskhelia da tenere assolutamente a sinistra, pure se il suo valore è aumentato drasticamente. Scrivetemi voi nei commenti che ne pensate di questa formazione, io gli do un ottimo 8, sperando che appunto anche il Napoli l'anno prossimo vada bene. Da me è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Scrivetemi voi nei commenti che cosa avreste fatto al posto mio. Bella!